On his first full day in Papua New Guinea, September 7th, Pope Francis told government leaders and civil society representatives that faith should be a genuine way of life rather than just a label. Per tutti coloro che si professano cristiani, la grande maggioranza del vostro popolo, auspico vivamente che la fede non si riduca mai all'osservanza di riti e precetti, ma che consista nell'amore, nell'amare Gesù Cristo e seguirlo, e che possa farsi cultura vissuta, ispirando le menti e le azioni, diventando un faro di luce che illumina la rotta. The Pope also highlighted the importance of women's roles in society, climate change, and the Church's efforts to combat violence against women. Later in the afternoon, devoted to the Catholic Church in Papua New Guinea, the Pope visited with some of the most vulnerable members of society, the Catholics who care for them, and with the country's bishops, priests, religious, seminarians, and catechists. The Pope emphasized that building enthusiasm for living and sharing the Christian faith is not about techniques, but about the joy found in serving others. Donare amore è sempre e accogliere a braccia aperte l'amore che riceviamo dalle persone che ci vogliono bene. E questa è la cosa più bella e più importante della nostra vita, in qualsiasi condizione e per qualsiasi persona, anche per il Papa.